L'editoria molisana è in crisi profonda, urge una soluzione perché il rischio concreto è il funerale di TV e giornali. La stampa è un pilastro e baluardo della democrazia, una voce che ogni giorno si fa più flebile e non può morire in questa regione nell'indifferenza generale. Tagli, chiusure e stipendi che non arrivano, editori in serissima difficoltà. Oggi in Piazza Municipio a Campobasso, in occasione della giornata mondiale per la libertà di stampa, momento di sensibilizzazione organizzato dall'Ordine regionale dei giornalisti con un consiglio direttivo aperto, presenti Antonio Lupo e Domenico Bertoni che hanno proposto questa giornata, Anna Maria Di Matteo, Sergio Di Vincenzo e Angelo Sticca, pochi giornalisti in piazza, assente a Sostampa, assente la presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti Pina Petta, impegnata a moderare un incontro ma che ha manifestato solidarietà e vicinanza. Le redazioni sono in uno stato agonizzante. Probabilmente soltanto chi vive e lavora quotidianamente nelle redazioni è in grado di capire quanto sia grave la crisi e quanto sia profondo lo stato di prostrazione dei giornalisti e delle loro famiglie. Occorre che si venga incontro a questa categoria, non perché debba avere dei privilegi rispetto alle altre, semplicemente perché fa parte di un settore economico che evidentemente va risollevato. Ognuno ha la sua dignità economica, quindi anche il nostro, quello dell'editoria. Ma in più c'è da sottolineare l'importanza ulteriore che ha il lavoro del giornalista, di cui non può fare a meno una società che voglia dirsi democratica, perché il giornalista è l'intermediario della realtà rispetto all'opinione pubblica e nonostante gli smartphone di questa figura professionale, il giornalista non si può fare a meno, sicuramente non può fare a meno la democrazia. Non una protesta, ha detto Lupo, ma un momento di riflessione e sensibilizzazione per far capire all'opinione pubblica che chi informa ogni giorno sta vivendo una crisi profonda e drammatica, lavoratori in difficoltà, con famiglie, come tanti altri in questa regione. L'Ordine ha presentato anche al governatore Toma una serie di indicazioni, ma non si può più aspettare. I tempi della politica, i tempi delle istituzioni purtroppo non coincidono con quelli delle imprese. Dicevo poco fa, Keynes, un economista, diceva, confutando i neoclassici, guardate che non esiste il lungo periodo, perché nell'economia delle imprese esiste solo il breve, nel lungo saremo tutti morti. Questo è che noi dobbiamo cercare di far capire alla classe politica e alle istituzioni. Se c'è un settore in difficoltà e quindi si prevedono dei denari per quel settore, e non si prevedono fondi per un altro settore, non significa che non ci sono soldi. Evidentemente che si fanno delle priorità e finora, evidentemente, il settore dell'editoria, al contrario delle parole, al contrario di quel che si dice, non è rientrato in queste priorità. Non si tratta di fare la guerra dei poveri, si cerca semplicemente di fare capire quanto sia grave la nostra situazione, ma non soltanto, ripeto, da un punto di vista economico. L'intervento è necessario perché i giornalisti sono l'unico in alcune circostanze, l'ultimo in alcune circostanze, baluardo della democrazia. Il consigliere Bertoni ha detto che a livello istituzionale le richieste sono di sbloccare i fondi e adeguare la norma sull'editoria. Diretto l'intervento del collega di Telemolise Giovanni Minicozzi, che ha lanciato un appello alla categoria e ad Assostampa a continuare a lottare e alla politica a fare la sua parte, perché con questa crisi è impensabile che un organo di informazione possa autofinanziarsi. Occorre liquidare alle aziende giornalistiche quanto loro spetta e a fare una legge come si deve. La categoria dei giornalisti è una categoria di lavoratori come gli altri a cui va data giusta dignità.